E voglio approfittarne per salutare qualche amico, perché un po' così a tratti ogni tanto ci arriva qualche messaggio quando la linea internet è un po' più chiara. Allora abbiamo, vogliamo salutare Antonio Moscato, salutiamo il grande Francesco Ricca che anche lui domani sera riprenderà la sua Top Music Web alle ore 22. E poi un bacio a Lidia, un bacio a Maria Di Nardo che dice che è bello scoprire la storia della musica ascoltandola, perché la musica ci fa volare, ci aiuta a sognare, ci trasporta in un'altra dimensione. Ed è proprio così, Maria. E un bacio a tutti coloro che ci stanno seguendo ma che purtroppo noi non riusciamo a vedere. Non abbiamo ancora capito se voi riuscite a vederci oppure no. Ma intanto, come vi ho anticipato prima, la puntata verrà comunque mandata in differita domani o dopodomani, non lo sappiamo, vi terremo aggiornati. Ma adesso, cari radioascoltatori, tutti in piedi, perché sta per arrivare
semplicemente la regina del soul, una delle più grandi stelle di sempre, che è Aretha Franklin, famosa per possedere circuiti vocali molto articolati e dotati di estensioni che possono toccare sia la parte più acuta che quella più grave del range. Aretha si confessava così in un'intervista al New Sick nel 1967, sull'onda della sua prima vera affermazione nelle classifiche mondiali. Cos'è per me il soul? È la capacità di far sentire a chi ti ascolta quello che hai dentro. È difficile sorridere quando ti stai lacerando. Qualcuno riesce a farlo, io non ci riesco. Quando canto non riesco mai a fingere, sono me stessa in quel momento al 100%. Il soul in realtà non dovrebbe essere spiegato. In questo stile ci sono così tante cose e persone. È un sentimento, è quasi uno stile di vita. E allora ascoltiamo la meravigliosa voce di questa anima superlativa in Chain of Fools. Chain, chain, chain. Dai, che incomincio a vedere anche qualche altro amico che si è sintonizzato. Sergio, Giovanna, Tania, Alessandra, Antonio. Un saluto a tutti quanti voi. Ma quali sono, secondo voi, le voci più inimitabili e inarrivabili? Scrivetecelo qui sotto i commenti. Vediamo un po' se anche le voci che ho scelto questa sera per voi rientrano tra le vostre preferite. Io, ad esempio, ho sempre pensato che la voce di Kurt Cobain, numero uno di Nirvana, fosse fuori dalla norma e difficile da reperire anche da parte del più preparato degli imitatori. La voce di Cobain è una di quelle che ti segna non poco dopo averla ascoltata. Il ritornello urlato di Smells Like the Spirit lascia chiaramente intendere che Kurt non fosse solo un musicista da paura, ma anche un cantante da pelle d'oca. Siete pronti alla pelle d'oca?
Via. Da sempre ispiratosi a Liza Minnelli e a Elvis Presley, Freddie Mercury è da tutti considerato come il più grande cantante rock di sempre. Apparteneva alla categoria vocale del baritono, con la peculiarità del falsetto che riusciva a gestire con estrema bravura e facilità, fino a toccare addirittura le 4 ottave. Su una scala da 1 a 100 gradini, forse, soltanto 2 cantanti sono riusciti in qualche modo a dare giustizia a Freddie Mercury. Il primo è stato il chitarrista degli stessi Queen, Brian May, e il secondo George Michael, durante una cover di Somebody to Love, eseguita durante il concerto tributo dedicato allo stesso Mercury dopo il suo decesso. Ma siamo già arrivati alla fine di questa puntata, di questa prima puntata della nuova stagione di Voice on Top, che riserverà per voi tantissime sorprese. Abbiamo incominciato in modo light per poi ingranare la marcia. E
Quindi prima di salutarvi con quest'ultimo brano, voglio ringraziare tutti voi che siete stati in mia compagnia. Voglio ovviamente darvi appuntamento al prossimo mercoledì con la seconda puntata di Voice on Top, in cui avremo un ospite.